forza elettorale che l'anno scorso è partita più o meno, come ricordava anche Cristiano, da fine settembre, dalle dimissioni della Polverini, e si è conclusa a fine maggio con le comunali, abbiamo talmente tanto fortemente lavorato per tutti questi traguardi, perché da semplici cittadini, molti di voi hanno partecipato alla campagna elettorale, sanno proprio le difficoltà operative e oggettive nel presentarci alle elezioni. La quotidianità, l'urgenza, gli obiettivi legati alla campagna elettorale ci hanno fatto perdere quella bella abitudine che avevamo di fare assemblee mensili cittadine, che servono soprattutto in una città grande come Roma, che è divisa nei 19 adesso 15 municipi, serve moltissimo a fare rete tra di noi, perché la rete funziona sia sul discorso internet, ma comunque i confronti, quelli poi insomma molti che c'erano già lo sanno, molti nuovi lo scopriranno se riprendiamo questa sana abitudine delle assemblee cittadine, servono tantissimo a far gruppo, ad avere un tipo di rete che è diversa dalla rete che si sviluppa tramite internet. Quindi questa era per esempio una delle proposte che come portavoce ci siamo sentiti di presentare all'assemblea, insomma sperando che incontri in favore dell'assemblea. E poi appunto abbiamo sviluppato in questi mesi di attività all'interno delle istituzioni tutta una serie di bisogni, sempre in qualità di portavoce, da rivolgere alla nostra rete di riferimento, perché un portavoce porta la voce di qualcuno, e noi in questi mesi ovviamente abbiamo lavorato in maniera sempre collegata con molti di voi, ma non strutturata, quindi sentiamo, almeno io, questa è sicuramente principalmente un'esigenza personale, però insomma, confrontandomi con gli altri portavoci ho visto che comunque abbiamo bisogno di riallacciare strettamente questa rete e soprattutto questo legame tra noi e voi. Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, poi gli altri parleranno per i loro insomma, livelli istituzionali, noi stiamo lavorando con attivisti, con movimenti, con cittadini, per esempio sto seguendo una tematica sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti privatizzati, che mi hanno portato i cittadini, quindi paradossalmente non è neanche una delle nostre attività, o comunque non c'era un gruppo di lavoro sul tema. E stiamo lavorando in maniera abbastanza, si sono creati per temi dei gruppi di lavoro che ci stanno dando tutto il supporto di organizzazione delle attività sul territorio, di preparazione dei documenti, dello studio della normativa, dello studio degli atti, e ci danno la possibilità quindi di fare un percorso in modo che quando noi poi alla Camera o al Senato arriviamo in commissione, arriviamo a fare interpellanze, atti di sindacato ispettivo, arriviamo a fare proposte di legge, emendamenti, lo facciamo perché c'è stato tutto un lavoro di gruppo partecipato, digerito, che ci dà la possibilità di essere strumenti efficaci dei cittadini all'interno delle istituzioni. Quindi uno dei punti che sicuramente volevamo mettere all'ordine del giorno, se non ci me la scritta così non me ricordo, era appunto la creazione di, visto che nel frattempo con i nostri legislativi abbiamo acquisito informazioni, abbiamo acquisito un know-how che ci permette di trasmettere a voi come si crea un'interrogazione, come si fa un atto di sindacato ispettivo, quali elementi servono, e volevamo anche proporvi quindi sia di mettere a disposizione vostra e dei cittadini dei format di base, in modo che dici se tu devi preparare un'ispezione, un atto di sindacato ispettivo su un certo tema, mi devi mettere una premessa che è costituita da questa parte, una domanda specifica se è un'interrogazione, quindi tu la devi discutere in aula con determinati tempi, piuttosto che un discorso più articolato se è un'interrogazione a risposta scritta o un'interpellanza, in modo che noi recepiamo e portiamo all'interno delle istituzioni tutto un lavoro che comunque viene effettuato dalla rete, così come è sempre stato insomma, nei nostri intenti, e che adesso stiamo facendo ma in maniera più disorganizzata, vorremmo dare insomma invece un discorso più strutturato. E poi un altro punto che riguardava soprattutto, cioè che riguarda tutti e quindi riguarda noi parlamentari, era, spero sono perso, per ogni
ogni livello istituzionale, quindi Camera, Senato, Regione, Comune e Municipi, gli strumenti di informazione delle attività che realizziamo, che sono praticamente sono creati nei mesi, in modo che abbiamo dei punti chiari da cui partire per sapere in tempo reale, o più o meno in tempo reale, insomma, che cosa stiamo facendo.